Ne sento la mancanza, se ti posso esprimere un... Allora, accanto a me c'è un signore che si chiama Diego Cristofani, detto anche Doc Bancai, osteopata, 28enne. Pare che abbia un certo numero di follower su TikTok. Che saluto, buonasera. Eccoci qua. Scusi, dottore, applauso da Milano, per favore. Grazie. Allora, scusi, lei è considerato sostanzialmente l'osteopata del mondo di OnlyFans. Giusto, cioè lei ha preso in cura diverse modelle di OnlyFans, tra cui una persona che è qui accanto a noi che si chiama Sara Cuti. Buonasera, si avvicini, saluti. Ciao. Con la mascherina. Una cosa. Lei perché con la mascherina? Si sa perché? Perché si vergogna del lavoro che fa, giustamente. No, mi piace mantenere l'anonimato. Cioè, lei, io lo capisco. Quanti anni ha lei? Lei si sembra molto giù. Lei ha 20 anni, da quando ha iniziato questo percorso nel mondo di OnlyFans? Un annetto. Insieme al suo fidanzato, se non sbaglio, così mi diceva, sì. No? Sì, it's complicated. It's complicated, cioè che cos'è, amante, fidanzato, che vuol dire complicated? Sì, è il mio coinquilino con benefici. Cioè, con benefici. Coinquilino con benefici, cioè un coinquilino che ha dei benefici per il fatto che ogni tanto lei, insomma, si concede. Sì, molto spesso, in realtà. Ma fate dei contenuti anche insieme? Certo, sì. Fate dei contenuti, ma ci mancherebbe. In questo anno quanto ha guadagnato da questo? Perché c'ha la mascherina? Vabbè, cioè, già domanda. Io l'ho chiesto, ma perché c'ha la mascherina? C'è la mascherina anche durante i video, naturalmente. Sì, certo. Ecco, a 20 anni, classica domanda zanzaresca parenziana. I suoi genitori come hanno lo reagito? Lo sanno innanzitutto, magari non lo sanno neanche. Saluto da casa, sono dei fan del programma, tra l'altro. Da casa chi? I miei genitori, se dovessero mai riconoscermi. Ma non so, certo, credo, la riconosceranno, credo che la riconosceranno sicuro, credo. Forse lo scopriranno così e vi farò sapere la reazione. Cioè loro sono dei fan, quanti anni hanno? Lei ha 20 anni, dunque avrà la mia età. Di più. No, la mia più di me. Sono molto grandi i miei. 57, 58? Sì, ce ne hanno parecchi più di lei. Parecchi più di lei? Sì. Cioè più di medico? Sì. Cioè io dico, incredibile. 60 anni, 70? Vabbè, 70. Scusi, via, okay. Papà, sono io. Faccio. Scusami, ti chiedo scusa. da un anno. Beh, non è un bel regalo per la festa del papà. Tra l'altro, San Giuseppe oggi, peraltro. È la festa del papà. Anche. Papà, dunque, auguri. Auguri, papà. Anche se gliel'ho già fatti. Tanto, se ti riconosce la radio, sono io. Il tuo sono nome io. Vero non è questo, naturalmente, Sara Cuti. Però magari dalla voce ti riconoscerà. Da un anno mi spoglio davanti alla una telecamera, prego. Ed è così che pagherò la tua pensione. Ma secondo me. Sì. In un anno quanto hai guadagnato? Vabbè, questa è una domanda un po' personale. Beh, per forza, scusa, ma adesso vuoi dire, ti spogli davanti alle cose, non puoi dire quanto guadagni. Che ne so, in tutto questo anno, quante. 100.000 euro, 200.000 euro. Vabbè, abbastanza, non lo vuoi dire. Mi ci mantengo. Ti ci mantieni. Ma e loro cosa pensano che tu faccia? Vabbè, che lavori con i social. Che lavori con i social, tanto questi non smanettano da nessuna parte. Che in effetti è vero, lavoro con i social, con i miei. Sì, è vero, ma non smanettano loro. Spero di no. No, ma in generale non smanettano, non hanno mai avuto un sospetto in quest'anno. Pensa che trauma. No, io sono dispiaciuto perché appunto oggi ho sentito anche mia figlia. Io... Beh, qual è il problema? Non ho capito che trauma, ma questa cosa è diversa. Io se dove io a lui. Io chiedi scusa anche a lui, sì. No, ma a me non deve chiedere scusa. Beh, io voglio neanche fare il moralista, però pensa mettiti nella parte del padre. Nella parte del padre che oggi 19 marzo accende la radio come al solito. Sì. E dice: ma io questa voce la conosco. Questa Sara? Ma questa, cioè, tu hai capito che reazione puoi scatenare oggi? Che disastro può succedere nella tua vita? Però aspetta, cerco di aspettare il più possibile, così sono più anziani e con la demenza senile non riescono. Adesso questo è brutto, però è carino da dire a persone che ascoltano anche. Spero della demenza senile. Accanto a te, dunque, c'è questo Diego Cristofani che è l'osteopata, tuo osteopata principale. Cioè, i problemi maggiori, tu hai preso in cura delle sex work. Ti sei specializzato in sex worker. Sì, diciamo così. Diciamo di sì. Cioè, mi è capitato. È per questo che stai su TikTok e che diciamo hai un buon successo su TikTok, perché ti fai vedere sempre questo cazzo di mascherina che io posso guardare, altri non possono guardare. E dunque ti conoscono come Doc Bancai. E ovviamente perché ti piace la figa, diciamo la verità. Cioè, questo è il motivo per cui ti sei preso cura delle sex worker, o no? No, diciamo sono andati virali su TikTok per ovvi motivi, perché insomma, diciamo che perché manipolavi alcune zone. Manipolavo alcune zone che sono sempre quelle alla fine, no? Sì, ok. E quindi cioè, che problemi, da cosa nasce cosa, e qualcuna te la sei pure fatta, diciamo la verità. Sicuramente. Ma non è studio. Ma non è professionale. Non è professionale, però. Esatto. Cioè, lei dovrebbe tenersi lontano come osteopata dalle. Infatti, mai. Lei ha avuto rapporti con la signora Sara? No, mai. Mai. Che... No.
No. Ah, come mai? No, comunque non è no. successo. Ancora non è mai successo. Che problemi ha la signora Sara, per esempio? Quali, partiamo da una cosa: quali sono i problemi più frequenti in una sex worker? Allora, i problemi è esatto: il sacriliaca, cioè il bacino basso, ok, sì. tutta la parte lombare. Sì. Okay, questo è il primo posto in assoluto. Poi dove ci sono dei problemi, diciamo? Dove ci sono dei problemi per le sex worker. Soprattutto poi la cervicale. Sì, la cervicale. La cervicale ce l'ha anche chi studia, chi lavora, sì, chi va, cioè, sì. dire, adesso non è che cambiano, ma cambiano perché la motivi. Cervicale perché stanno a chattare sul telefonino, stanno con i clienti. Stanno a chattare col telefonino e anche diciamo quando girano magari dei video lunghi, particolari, E il bacino basso lombare? Il bacino basso lombare che cos'è? Sia perché tanto tempo stanno ferme nelle stesse posizioni, sì, ma anche per fare video, foto, non per forza, per quello. Certo. Le ginocchia pure ogni tanto dei problemi. Le ginocchia avevi microtraumi ripetuti nel tempo. Perché stanno piegate sulle stanno ginocchia. Tanto piegate. Stanno tante. Se ci vuole proprio l'osteopata posizione, delle posizione, Violet Fans. Posizione ideale. Ci mancava diciamo. Quello. Per lei ci mancava. Cioè, allora, problema alla cervicale, ginocchia e bacino basso lombare. Vabbè, cioè. Mi pare tutto molto superabile, però dai. Sì, niente di. Niente di grave. Però tu ti sei specializzato lì perché insomma. Ma non sei specializzato? Questo è un simpatico maiale che ha trovato un settore interessante dove fare gioco. Quindi adesso non è che è l'eroe della serata. No, beh, a me ha salvato più di una serata. Lo stai dipingendo quando cioè, è un osteopata che fa. Cioè, adesso non c'è un porco, diciamo. Beh, stai dicendo, un maiale. Ha messo insieme due utilità, quella di. No, vedere darsi, però, per esempio, a me ha salvato la vita la prima volta che l'ho contattato. No, è vero, non volevo dirlo, però. In che senso? Dillo te. È successo che io sono rimasta incastrata mentre giravo un contenuto. Sì, incastrata. Ho avuto un blocco lombare, quindi sono rimasta incastrata. Come rimessa? Ah, così. In quella posizione. Esatto, in questa qui. Posizione supina, diciamo a 90, quasi a 90. Esatto, diciamo a 90. Sedere a papera. E durante un'attività insomma lavorativa e quindi ho avuto bisogno di e lui è intervenuto in 20 secondi come la giudichi questa signorina tu signorina fossi la madre che cosa diresti certo. fossi allora la prima di tutto ti direi togliti la mascherina perché fai vedere il culo esatto. la fica varie posizioni e poi ti vergogni adesso. O non puoi vedere lui no, ma il missionario delle ragazzi. Mignotte perché lui è il missionario delle mignotte ma non so come si chiamavano quelli che mettevano tutte meritano di essere Babboni, mo te sei trovato sto titolo nobiliare. Grazie Anna, sei sempre puntuale. Italiani!